La capacità del cambio cos'è? È un numero, ci indica la possibile combinazione tra cassetta, pignoni e corone, o per meglio dire le possibili combinazioni. Non tutti i produttori sono soliti indicare la capacità del cambio, ci sono per fortuna produttori che oltre questa indicano tutta una serie di dati che io ho coscienziosamente copiato qui su questo cartellone, che rendono di fatto proprio conoscere la capacità totale del cambio inutile, ma lo vedremo fra poco. Come si intuisce, questo video è tutto quanto teorico, ma in questo caso la teoria non è l'opposto della pratica, bensì preludio necessario per non commettere errori nella scelta del nostro cambio. Iniziamo. Su questo tabellone, come vi ho detto, ho riportato i dati di uno Shimano Tiagra 4007, che è disponibile sia in versione gabbia corta sia in versione gabbia media. Vi ricordo che la gabbia è questa parte qui. Allora, iniziamo. Saltiamo proprio la capacità totale, seppure dovrebbe essere il fulcro di questo video, ma vedremo perché lo saltiamo e ci arriviamo dopo. Iniziamo a conoscere gli altri valori. Differenza max anteriore, che cosa significa? La differenza che intercorre tra le dentature delle due corone nel caso della doppia, oppure tre corone nel caso della tripla. Un cambio a gabbia corta gestirà un salto di 16 denti tra corona superiore e inferiore, quindi per esempio la 50-34 che tutti conosciamo. Un cambio a gabbia media gestirà 16 denti nel caso di doppia, 20 denti nel caso della tripla. Che cosa significa? Per esempio una tripla 50-40-30, quindi gli estremi 50 e 30, 20 denti. La corona intermedia infatti non si conta. Pignone minimo massimo, dove massimo io l'ho sottolineato per indicare che deve essere riportato in maiuscolo. Che cosa significa? Significa il pignone superiore massimo che può gestire. Ora, che cosa intendo io per pignone superiore? Questo qui, quello più grande, insomma quello più agile. Bene, un gabbia corta gestirà massimo un pignone da 28 denti. Un cambio invece a gabbia media può salire con la dentatura e gestire un pignone agile, il più grande, da 34 denti se lo utilizziamo con la doppia, 32 denti massimo se lo utilizziamo invece con una guarnitura tripla. Pignone minimo, minimo che cosa significa? Significa sempre che il pignone più agile non può scendere al di sotto di un certo valore. Nel caso di un gabbia corta deve essere massimo un 25, non può essere un 24 o un 23 per capirci. Nel caso invece di un gabbia media 28, quindi non potremo mettere per esempio una cassetta 11. 26. Infine, gli ultimi due dati, pignone massimo, massimo, sempre con il massimo, in questo caso, se lo vedete sottolineato, vuol dire che deve essere maiuscolo, 14 denti. Che cosa si intende per pignone massimo? Quello da velocità il più piccino, quindi nel caso di un gabbia corta, 14 denti massimo, non possiamo partire, per capirci, dal 15. Nel caso di un gabbia media 12 denti. Pignone max minimo significa la misura più piccina sempre del pignone duro, quello da velocità. Bene, un gabbia corta parte da 11 denti, non possiamo scendere al di sotto, gabbia media lo stesso, 11 denti, non possiamo scendere al di sotto, e del resto per i 10 denti nemmeno esiste per questo gruppo. Qui abbiamo quindi tutta una serie di dati che di fatto ci rendono inutile conoscere proprio la capacità totale, perché noi già con questi possiamo sapere esattamente se ci serve un cambio a gabbia corta o a gabbia media e che cassette può gestire combinazioni di corone. Ma che succede se invece tutta questa parte qui non è riportata e conosciamo solo la capacità totale? Come si calcola? Cambio di cartello e vediamo. Ho coperto i dati precedentemente visti, abbiamo sempre il nostro Shimano 4007, gabbia corta, gabbia media, capacità totale 33 denti, 41 denti, a seconda della configurazione. Bene, che cambio ci serve? Dobbiamo innanzitutto capire noi che guarniture e che pacco pignoni abbiamo. Poniamo per esempio la classica Compact 50-34.
e poniamo di avere un pacco pignoni 34-11. Gabbia corta o gabbia media, qui subentra proprio la capacità totale e noi lo scopriamo con una semplice formula. Dobbiamo sottrarre e poi addizionare. 50-34 sottrazione ci darà 16, 34 meno 11 sottrazione ci darà 23. Sommiamo e otteniamo 39. Quindi gabbia corta capacità massima 33 denti non va bene perché è inferiore a 39, gabbia media 41 denti andrà bene perché è superiore al nostro 39. Quindi nella nostra combinazione di rapporti non dobbiamo andare oltre quella che è la capacità massima. Qui abbiamo 41, malgrado, come abbiamo visto prima, nel caso di doppia supporti massimo il 34 finale. Beh, abbiamo il 41 perché? Perché questo cambio qui, 4007, è anche per la tripla. Allora, poniamo una combinazione di tripla 50, 40, 30 e in questo caso abbiniamo a pacco pignoni 32, 11, io sto scrivendo storto per non coprirvi l'inquadratura. Allora, la corona intermedia non ci interessa, stessa operazione di prima. Quindi 50-30 ci darà 20, 32-11 ci dà 21, li sommiamo e abbiamo il 41 denti che è la capacità massima di questo cambio. Quindi, come vedete, è un'operazione, a parte questi mesi di rigore, molto semplice. Noi prendiamo la guarnitura, prendiamo il pacco pignoni, sottraiamo e sommiamo le due differenze. Il valore che otteniamo deve essere sempre uguale o inferiore alla capacità massima dichiarata per quel cambio, mai superiore. 39, quindi gabbia corta non va bene, gabbia media va benissimo. È un valore inferiore. In questo caso, poi utilizzando la tripla, ci troviamo la perfetta coincidenza 41-41. Infine, ultima notazione, per quanto riguarda le trasmissioni monocorona, noi non abbiamo questo dato qua, perché ovviamente la corona è singola. Beh, in questo caso la corona sarà sempre uguale a 0. Spero con questa dimostrazione teorica, che però come vi ho detto è importante per la pratica, di aver spiegato in maniera comprensibile quello che è un aspetto molto importante nella scelta della trasmissione. La prossima volta, se questo schema vi è piaciuto, mostrerò invece i valori per il deragliatore, perché anche lui ha le sue regole. Fatemi sapere se la lavagnetta qui con gli asterischi è stata istruttiva o solo noiosa. Alla prossima!